voce e penna a tantissimi scrittori tipo Fernando Riccardi che hanno iniziato a parlare di questa cosa. Quindi sia Pasquale Spicchieri che Pietro Golia sono venuti a mancare in questi giorni. E questo è un film, Li chiamarono i briganti, molto particolare. Perché? Perché uscì nel 99, stette una settimana sola nelle sale cinematografiche, lo tolsero, la Rai ha acquistato tutte le pellicole presenti e le ha messe a dormire in un archivio e non si trova. Lo stesso Pasquale Spicchieri non ne aveva una copia. Comunque, parlare delle teorie lombrosiane, ci penserà, ha trattato un capitolo Fernando nel suo libro, perché per capire questo vuol dire capire tutto quello che verrà dopo. Allora, innanzitutto però dobbiamo fare un po' d'ordine, perché altrimenti non si riesce a... Questo è il fenomeno del brigantaggio. Che cos'è il brigantaggio? Il brigantaggio post-unitario, che non è da confondere con il brigantaggio di altre epoche, è un fenomeno di reazione alla invasione maturitaria dei garibaldini prima e dei piemontesi dopo. Perché reagiscono le popolazioni del regno, dell'ex regno? Reagiscono perché si vedono invasi, si vedono conquistati, si vedono umiliati, si vedono calpestati e quindi non potendo più contare su di una organizzazione militare che era quella borbonica che si era un po' liquefatta come neve al sole, non trovarono di meglio che prendere le armi, pugnare lo schioppo, salire in montagna e quindi respingere con tutte le loro forze questi piemontesi, questi che ci chiamano, erano fratelli, che chiamavano fratelli, invece erano venuti solo per